Allora, eccomi, arriviamo poi alla seconda parte del nostro video sugli avverbi. Stavolta è un po' lungo, lo so, però bisogna parlare proprio molto bene e chiaramente di questa parte della grammatica. Allora, io ho fatto uno schemino dove sono un po' raggruppati, per memorizzarli un po' meglio. Quindi abbiamo gli avverbi di tempo che indicano il tempo, prima, poi, ora, subito, sempre, mai. Quindi vi ricordate questi quando li trovate all'interno di una frase che sono degli avverbi perché scandiscono il tempo. Poi avverbi di quantità, poco, molto, più, meno, tanto, solamente, no? Indica una quantità. Avverbi di affermazione, sì, certo, sicuro, davvero. Avverbi di negazione, no, non. Quindi ve li ricordate, ora non dovete ricordarvi che sono di affermazione, di negazione, no. Però, insomma, vi aiuta questo schema a riconoscerli, a distinguerli. Poi, avverbi di dubbio, forse, probabilmente. Avverbi interrogativi, cioè quelli che presentano una domanda, dove, quando, come, perché. Avverbi esclamativi, dove, quando, come. Avverbi presentativi e abbiamo detto che ce n'è uno solo ed è ecco. Allora, più in giù dovrebbe esserci ancora un altro schema. Eccoli qua, dove più o meno ci sono scritte un po' le stesse cose. E ne abbiamo un po' meno, quindi questi sono quelli che facilmente si incontrano e magari con questo schemino un po' più piccolo potreste riconoscerli meglio o comunque più facilmente. Facilmente, cosa ho fatto io? Cosa ho usato? Un avverbio. Allora, fateci caso anche quando parlate, no? Se magari mentre parlate con la mamma, il papà, il fratello, insomma, anche al telefono con qualcuno, cioè se usate degli avverbi, provate poi voi stessi a riconoscerli, eh? Vi do questo giochino da fare. Allora, io chiedo a voi, se chi ne avesse tanta voglia anche di fare un bel lavoro completo, di copiare tutta questa parte sul quaderno di grammatica. Chi ne ha voglia? Chi vuole impiegare il tempo per questa cosa memorizzando proprio benissimo? Perché scrivendo e ricopiando si memorizza meglio. Poi chi invece non avesse tanta voglia, io spero che abbiate tutti voglia di farlo. Però chi non avesse tanta voglia può soltanto scrivere la prima parte, scusate, torno su, che è questa. Arrivare a questo schemino qui, quindi alla fine di questa foto, la prima parte, alla fine della foto, e poi andare in giù e copiare queste due tabelle. Questa ve la chiedo, questa vi chiedo entrambe di farle, ok? Ecco qua, una e due. Ma anche in più volte, magari potete farlo anche più giorni, lasciarlo un attimo lì, poi riprenderlo, magari un altro giorno. Però ragazzi, è molto importante perché avendo lo schema sul quaderno, avendo scritto tutto sul quaderno, è tutto molto più semplice e soprattutto facile da memorizzare. Allora, io esco da questa schermata e vado al nostro libro di grammatica. Eccolo qui. Allora, sono andata nel nostro libro di grammatica che è pagina 51. Allora, qui è un po' spiegato tutto quello che abbiamo detto in maniera un po' più dettagliata. Quindi, gli avverbi in rosso. Qui c'è un piccolo testo, dove sono evidenziati di rosso degli avverbi, vedete? Spesso, quindi avverbio di tempo, lì, avverbio di luogo, che indica un luogo, molto, di quantità,
Volentieri, come, in che modo e poi tanto. Anche questo è un avverbio di quantità. Vorrei andare un po' più in giù. Ok. Gli avverbi in rosso sono avverbi, l'abbiamo spiegato, sono parti invariabili del discorso che precisano, modificano il significato del verbo. E qui c'è un po' scritto tutto quello che abbiamo detto prima. Vedete il suffisso mente, che sono quelli più usati, tra l'altro. Noi iniziamo proprio con questi. Allora, beh, qua c'è scritto ancora tutto. Vedete il non di cui abbiamo parlato prima. Un avverbio importante, speciale, è non, è anche molto conosciuto. Non sbaglia un tiro, eccolo, eccolo qui il non, quello che accompagna poi il verbo. Allora, qui abbiamo un po' di esercizi da fare, quindi l'aggettivo, trasformare l'aggettivo in avverbio. Veloce, basta aggiungere il suffisso mente, quindi velocemente. Qui facciamo il contrario, dall'avverbio passiamo all'aggettivo, lentamente, lento, silenzioso, silenziosamente, faticoso qui, faticosamente, accurato, accuratamente, come chiedo sempre di lavorare a voi, bimbi, lavorate accuratamente. E anche silenziosamente, ah, quanti avverbi che ci sono qui che servono a noi per studiare. Poi, qui vi do questo piccolo esercizio da fare, pagina, qui non la vedo la pagina, pagina 51, esercizio numero 1. E qui poi si può fare un esercizio, vi svelo questo segreto. Se voi andate sul libro digitale, sul computer, chi può farlo? Ricordate tutti i passaggi che avevo spiegato in quella video lezione. Qui in alto c'è esercizio, noi ci clicchiamo sopra e c'è un esercizio divertente da fare. Vediamo un po' se arriva. Allora. Indietro. Allora, pagina 51. Di nuovo, proviamoci. Formiamo gli avverbi. Vediamo un po'. Riproviamo, vado qui. Io ho sempre questo problema con internet, eppure ho internet veloce, non so come mai. Devo un po' guardare questa cosa qui. Allora, grammatica, libro di grammatica, vado qui e poi vado pagina 51. Eccolo qua. Riproviamo, sulla manina, eccolo, ce l'abbiamo. Allora, qui abbiamo un piccolo giochino carinissimo da fare. Associamo l'avverbio giusto con lentezza. Qui c'è precisamente, non va bene, andiamo a cercare l'avverbio che indica questa espressione con lentezza. Cosa dobbiamo cercare? Lentamente, eccolo qui. Schiacciamo su lentamente, lo portiamo piano piano su. Vediamo se è giusto. Sì, con gioia, quindi gioiosamente. Vado a cliccare su gioiosamente e lo porto a fianco all'espressione con gioia. Ah, non l'ha preso, riproviamo. Ecco, ora l'ha preso. Quindi io ho fatto questi primi due. Se voi aveste voglia di farlo, tutto molto divertente. E qui vedete c'è scritto conferma, riprova, soluzione, aiuto. Insomma, un piccolo giochino sugli avverbi, molto carino. Ok, per uscire basta far così. Io proprio sono uscita dalla schermata, ritorno, vado così. Intanto voi guardate i passaggi, quindi che lettura, grammatica,
Questo è il primo sfoglialibro. Caricamento. Ci mette un po'. Eccolo qua. Vado su il verbo e poi sull'avverbio qua. Eccolo qui. E poi per fare il giochino dobbiamo schiacciare qui dove c'è la manina. Eccolo qua. Ecco, lo faccio diventare un po' più grande. Ok. Quindi questo è un po', il nostro lavoro. Quindi sugli avverbi, io oggi vi darò degli esercizi da fare che saranno praticamente qui. Pagina, no, aspetta, sono pagina 58, quindi vado avanti. 55, 56, 57, 58. Vi darò l'esercizio numero 1, 2, 3 e 4. Quindi vi darò solo questi quattro esercizi sull'avverbio, che sono un po' i compiti per il weekend. Poi vi darò una piccola lettura da fare, mi raccomando, ieri ho visto che qualcuno, mi sono accorta che non sta leggendo in questi giorni o sta leggendo molto poco, quindi bisogna assolutamente lavorare sulla lettura. Quindi leggiamo sempre, è importantissimo. Più leggiamo, meglio ci esprimiamo, meglio scriviamo. Quindi è importante, ragazzi. Poi la prossima volta durante la videochiamata faccio leggere ancora un pezzetto a tutti. Quindi questi poi sono i compiti che vi arriveranno per il weekend. Va bene? Insieme a un altro compitino di arte, quindi vi farò fare un biglietto molto semplice con tutto il materiale che avete in casa, che poi sono colori, se li avete, matite colorate, pastelli a cera, pennarelli, quello che avete, fogli di carta normali e anche fogli di quaderno, ma poi vi invierò un tutorial dove c'è scritto tutto e spiegato molto bene. In più ci vuole un cartoncino bianco, colorato come lo avete. Se non aveste il cartoncino, non vi preoccupate, basta un semplice foglio A4, così. Semplicissimo proprio. Quindi al posto del cartoncino, un foglio A4 può andare molto bene. In più manderò una poesia di Pasqua, molto carina. Così almeno, insomma, è una Pasqua un po' particolare, però comunque Pasqua, d'accordo? E faremo questo lavoro. Allora, avete un po' di lavoretti da fare, anche divertenti. Io vi saluto, come sempre. Scrivetemi se avete dei dubbi su qualsiasi cosa, scrivete alla mia mail. Vi abbraccio forte, vi voglio tanto bene e buon weekend a tutti.